Ciao, sono Patrick Sheriff e oggi ripassiamo in 5 punti la vita di Umberto Saba. 1. La balia Peppa. I genitori di Saba hanno dei caratteri incompatibili fra loro. Il padre è un giovane allegro che ama godersi la vita, mentre la madre è una persona dal carattere rigido e severo. Alla nascita di Umberto, il padre ha dunque già abbandonato la madre e il piccolo Umberto viene affidato alle cure di una balia dal nome Peppa Sabatz. Con questa nutrice Umberto trascorrerà i suoi primi 3 anni di vita. La balia Peppa riversa un grande amore nei confronti del piccolo Umberto, perché lei ha perso un bambino e ai suoi occhi Umberto è come un vero e proprio figlio. Infatti Umberto chiamerà questa figura madre gioiosa. Tuttavia, all'età di 3 anni, la vera madre di Umberto riprende con sé il figlio. Questa separazione rappresenta per il poeta un vero e proprio trauma e più volte nelle sue poesie farà risalire a questo avvenimento l'origine delle sue depressioni e delle sue nevrosi. In suo onore, Umberto Saba prenderà il nome di Saba. Infatti, il vero nome del poeta è Umberto Poli. Dunque, solo in seguito adotta lo pseudonimo di Umberto Saba. Secondo un'altra teoria, invece, il cambio di nome non è dovuto alla presenza della balia, bensì all'amicizia col filosofo triestino Fano, il quale aveva già adottato questo nome. Le due teorie tuttavia non si contraddicono a vicenda. La prima volta in cui compare lo pseudonimo Saba è nella raccolta Poesie del 1911. 2. Trieste. Umberto Saba nasce a Trieste il 9 marzo del 1883. Nascere a Trieste a livello culturale è un evento molto molto particolare. Infatti questa città, fino alla fine della prima guerra mondiale, cioè fino al 1918, non è italiana, bensì appartiene all'impero austro-ungarico. Dunque, vivendo in questa città, Umberto Saba per molti aspetti risulta estraneo alla cultura italiana, mentre per altri aspetti mostra delle caratteristiche proprie della cultura mitteleuropea, caratteristiche che invece sono assenti nei poeti italiani. Vediamo un po' in cosa consistono. Per quanto riguarda l'estraneità alla cultura italiana, Umberto Saba presenta una poesia molto diversa da quella di un D'Annunzio, da quella degli avanguardisti come i Crepuscolari, Vociani e Futuristi. E dunque Saba si rivolge con più attenzione alla tradizione. In primo luogo ama tantissimo Leopardi, segue inoltre con grande attenzione la poesia di Dante, di Petrarca, di Foscolo, Manzoni, Ariosto, Tasso, Pascoli e il D'Annunzio del poema paradisiaco. Il suo amore per Leopardi è così grande che la madre è preoccupata e cerca di spingere il giovane Umberto a studiare e a leggere invece Parini, che agli occhi della madre era un poeta non pessimista come Leopardi. Tuttavia Saba non cambierà idea e continuerà a amare Leopardi. Questo per quanto riguarda l'estraneità al clima culturale italiano. Quindi, riassumendo, al contrario dei poeti a lui contemporanei, grazie a questa distanza dal clima italiano, la poesia di Saba e la figura poetica di Umberto Saba non accoglie delle scelte stilistiche rivoluzionarie, come accadeva negli avanguardisti, ad esempio, bensì è più attenta alla lirica tradizionale, alla tradizione. Per quanto riguarda invece l'apertura alla cultura mitteleuropea, vivere a Trieste significa entrare in contatto, prima di molti intellettuali italiani, ad esempio con la cultura tedesca, e Saba è in grado di leggere Nietzsche e di conoscere le teorie psicoanalitiche di Freud. Dal 1929 al 1931 Umberto Saba inizierà anche una terapia psicoanalitica
sotto il controllo di un discepolo di Freud. 3. Formazione e lavoro. Gli studi di Saba risultano irregolari e il poeta costruisce tutta la sua formazione culturale da autodidatta. Umberto Saba compie i primi studi al ginnasio Dante Alighieri e in seguito si iscrive alla Imperial Regia Accademia di Nautica e Commercio, che però abbandona subito dopo pochi mesi. La madre allora lo spinge all'attività commerciale in una ditta triestina, però Saba sente questo lavoro come una vera e propria prigione. Dal 1905 al 1906 il poeta si trova a Firenze, dove conosce i vari intellettuali che lavorano attorno alla rivista La Voce, tra cui Papini e Prezzolini, e durante un soggiorno in Versilia incontra anche D'Annunzio, il quale però rappresenta per Saba una delusione. Umberto resta deluso dall'incontro col poeta Vatte. Ciò nonostante continuerà a leggere con grande amore, a guardare come un modello eccelso di poesia il poema paradisiaco di D'Annunzio. Quando scoppia la guerra mondiale, Umberto Saba è chiamato alle armi e in seguito, al termine dell'evento bellico, torna a Trieste e grazie ai soldi, a un prestito della zia Regina, può aprirsi una libreria antiquaria. Una piccola parentesi, nel 1908, sempre a Trieste, Umberto Saba conosce una donna che diverrà la Lina nelle sue poesie, con la quale si sposerà e dalla quale avrà una figlia dal nome Linuccia. 4. Gli anni del fascismo. Umberto Saba per metà è di origine ebraica, in quanto la madre di Umberto proveniva da una famiglia ebrea di commercianti che svolgeva la sua attività nel ghetto di Trieste. Quando dunque vengono promulgate in Italia le leggi razziali, Umberto Saba è costretto a scappare. Prima si rifugia a Parigi, poi nel 1939 rientra in Italia e si rifugia a Roma dietro la protezione di Giuseppe Ungaretti, per poi tornare nuovamente a vivere a Trieste. Qui però l'8 settembre 1943, una data fondamentale nella storia italiana, Umberto è costretto a lasciare Trieste e a scappare a Firenze con tutta la sua famiglia. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, Umberto Saba andrà a vivere per qualche mese a Roma per poi trasferirsi definitivamente a Milano. 5. I ricoveri in clinica. Umberto Saba nel corso della sua vita soffre di profonde crisi depressive. Soprattutto negli ultimi anni della sua vita a Milano queste crisi si accentuano e il poeta è costretto a essere ricoverato diverse volte in clinica. Nonostante la malattia e le crisi depressive, riceve anche dei numerosi riconoscimenti e premi letterari, tra i quali ricordiamo il premio Viareggio per la poesia del dopoguerra, il premio dell'Accademia dei Lincei e nel 1953 la laurea honoris causa conferitagli dall'Università di Roma. Nel 1955 però le sue condizioni di salute peggiorano così tanto che è costretto ad essere ricoverato in una clinica di Gorizia, dove nel 1957 Umberto Saba morirà. Con questo concluso, per non perderti altri video, iscriviti al canale e attiva le notifiche. In bocca al lupo e al prossimo video.